Me l'avete chiesta in tanti ed è arrivata. Dopo la sfida al Pokédex di settima generazione siamo ritornati finalmente qui, di nuovo in questo sito maledettissimo, dove non usciremo mai vivi come è già successo, per affrontare la sfida dei 151 Pokémon, quindi la sfida di Kanto. Ragazzi, siamo ritornati in questo fantastico sito. Ovviamente, prima di incominciare, ricordatevi di lasciare un bel pollicione all'insù per supportare questo video e raggiungiamo almeno i 250 mi piace per farmi portare la sfida sui Pokémon di seconda generazione, quindi ci cimenteremo nel quiz di Johto. Ce la faremo? Ho l'ansia, aiuto. Inoltre, non dimenticatelo, commentate qui sotto e fate la challenge con me. Quindi mi raccomando, io vi lascio il link qui sotto nella descrizione. Partecipate voi, senza barare ovviamente, e scrivetemi che risultati avete avuto. Ok, quindi direi che possiamo iniziare con Play Quiz. Stavolta, a differenza del Pokédex di settima generazione, abbiamo 12 minuti perché ovviamente il Pokédex è un po' più lungo. Ci sono 151 Pokémon non facili da indovinare, perché lo avete constatato tutti che col tempo mette ansia e poi non ti ricordi nemmeno i nomi dei Pokémon. Quindi prepariamoci, Play Quiz, dai! Allora, Charmander, il primo che mi viene in mente, sì. Vabbè, gli starter, insomma, basilari. Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, perfetto. Charmeleon, come caspita lo sto scrivendo? Charizard, ok, perfetto. Squirtle, perfetto. Tortle, perfetto. Ovviamente li pronuncio in maniera scrausa perché voglio pronunciarli io per orientarmi, Blastoise, ok, poi abbiamo boh, non lo so, io schizzo subito ai leggendari. Zapdos, perché voglio mettermi al riparo. Articuno, ok. Moltres, i primi che mi vengono in mente, facciamo Rattata, ok. Kate, mamma mia, non ne uscirò vivo. Ok, proviamoci, proviamoci. Ok, Kakuna, Beedrill, ok, sì. E abbiamo poi, ovviamente, Metapod, Butterfree, ok. E poi chi caspita c'è? C'è Pidgeotto. No, ha preso Pidgeotto. Ok, perché ha la T finale. Pidgeotto. Ok, così, perfetto. Oh, la prima, sì, è piena questa cosa. Sì, la prima colonna ci sta. Allora, sto pensando a delle zone precise di Kanto, quindi a dei percorsi. Boh, mi viene Snorlax. Ah, è da quella parte. Poi c'è Ditto. C'è Arbok. C'è Icans, ovviamente. Abbiamo Pinsir. C'è poi la zona safari pure in mezzo. Quindi da Pinsir ci trasferiamo a Oddish, perché sta tipo nella seconda colonna. Gloom, Vileplum si scrive così, con la E infatti finale. Poi c'è ovviamente accanto Pikachu, immancabile. Raichu, Tentacool, pensando al mare. Tentacool, Tentacruel, che è l'evoluzione ovviamente. E poi i Pokémon odiosi, Zubat, Golbat. Madonna, mancano ancora un sacco di colonne. Jigglypuff. Aspetta, era con l'H. Jigglypuff. Si scrive così, aiuto! No, non si scrive così. Come caspita si scrive Jigglypuff? Non lo so. Ah, era così, puff. Perfetto. Wiggly. No, aspetta. È Wiggly.
Wigglytuff. Dai, com'è Wigglytuff? No, è Wigglytuff. Giusto! Sì. Punti a favore. E poi abbiamo... Chi caspita ho poi? Nidoran, Nidorino, Nidoqueen. È tipo tutta una catena. Allora, Nidoran, Nidorina, Nidoqueen, Nidoran, Nidorino, Nidoking. È uno scioglilingua questo qui. Allora, poi c'è Sandryu. Beccato. Sand slash. Ok. Sembro una sedicenne arrapata quando becco le cose. Fantastico. Quindi poi c'è. C'è Gasly. Ora mi è venuto in mente. Gastly. Mi è venuto in mente la Vandonia adesso. Gasly, Haunter, Gengar, Cubone. Sì. Marowak. Yes, baby. Poi. Non ce la farò mai. Ho 6 minuti. Ma 7. Praticamente 6. Vabbè. Growlithe. Ma cosa cazzo sto scrivendo? Ma mi spiegate come cazzo si scrive? Vabbè, scrivo Arcanine, mi viene in mente quello. Poi vabbè. Meo. Così era? Sì. Persian. Poi chi caspita c'è? C'è Lapras? O mi sto sbagliando? Lapras? Sì che c'è. C'è Lapras. Poi abbiamo Psyduck, Golduck. Madonna, c'è la penultima tipo vuota. I Pokémon cancri, quelli del Team Rocket di prima gen. Coughing. Arbok l'ho già scritto che era di Jesse, quindi Coughing. Weezing. Così? Con una Z? Weezing. Come caspita si scrive? Weezing. Oh, ok, beccato. Poi chi c'era? Grimer. Mac. Dai che ci stiamo quasi avvicinando, siamo a 60 su 151. C'è poi Tangela. Dai, sforzati. Unknown. C'era? Aspetta, unknown. O era... No, mi sto sbagliando io, forse. No, ma c'è. Aspetta. Non lo so, mi viene in mente questo. No, mi sa che non c'è, ragazzi. O almeno mi sa che non lo so scrivere io. Allora, ci sono i fossili però. Kabuto. Sì. Kabutops. Omanite l'ho già scritto. Vediamo un attimo. No, era con la Y, ecco. Omanite. Omastar. Ci sono le Evolution pure. Sì. Eevee, Flareon, Jolteon e Vaporeon. Sì, dai che ci stiamo quasi avvicinando. Dai ragazzi, è arrivato il momento. Dai, ricorda Dark, ricorda. So che sono passati tanti anni, ma ricorda. Fallo per la patria. Perché per la patria? Non lo so perché l'ho detto. Mancano 4 minuti, aiuto! Miley Cyrus, potevo dimenticarmela. Mo valla a scrivere, oh. Lickitung. No, come caspita si scrive? Lickitung. No, va bene, io non lo so scrivere, però. No, c'è Lickitung pure. Ma come caspita si scriveva? Come? C'è anche Slowpoke. Slowpoke. Slowpoke.
Bro, sono io a scrivere tutti quanti i nomi dei Pokémon, però va bene. Poi abbiamo Magneton. Poi c'è Doduo. Sì, Doduo. Ho pensato alle teste di Magnemite, Magneton. Dodrio. Sì. E poi c'è anche aspetta, Diglett. E poi Dog Trio. Come? È Dug Trio. Ok, beccato, perfetto. Poi, non lo so chi caspita c'è. Abbiamo Machop che non l'ho scritto, ecco. Machop, Machoke e Machamp. Oh mio Dio, siamo quasi per arrivare. Allora, Poliwag, sì, Poliswag. Poliwhirl e Polibrat. Giusto? Sì, grandissimo. E Staryu. Peccato. Starmie. Altri Pokémon in acqua? C'è Magikarp. Magikarp. Ovviamente. Mo va a scrivere. Gyarados? Sì, beccato, l'ho scritto bene. I Pokémon d'acqua, dai. Goldeon, cos'è che ho scritto? Goldin. E Seeking. Perfetto, ragazzi. Seeking. Mi ricordate poi chi c'è? Non mi sto ricordando altri Pokémon di tipo acqua. Dai. Intanto mi ricordo Chansey. Beccato, ecco, infatti. E Non mi ricordo altra roba. No, sì che me la ricordo. Dratini, eccolo qua. E Dragonite e Dragonair. Perfetto, sono lì in basso. Ok, mi stavo dimenticando quelli migliori, ve ne rendete conto? Mancano 50 secondi. Mew e Mewtwo. Beccati. Oddio, ho quasi finito. Dai che ho quasi finito. E c'è poi Merip. Dai, Fluffy almeno. Fluffy? No, che cazzo sto scrivendo? Non sono di questa gen. Aiuto. Sil. Dugong. Sì. Altri Pokémon. Dai, ricordameli. Abra. Kadabra. Alakazam. Oh mio Dio, 100 su 151. No, non è possibile sta cosa. E vabbè, 14. Ciao. Ricorda Vulpix. Ninetales. Poi non mi ricordo più niente. 3, 2, 1. Ah, un colpo al cuore vederseli spuntare così all'improvviso. Ecco, ma sono un cretino, ho scritto Metapod e non ho scritto Caterpie. Madonna, che stupido. Weedle, ho scritto Kakuna. No, non mi sono accorto delle cose che ho scritto. Vado proprio a memoria io. Spearow, Firou, mi sono dimenticato. Clefairy, Clefable. Paras, Parasect, Venonat, Venomoth. Ma non ci credo. Monkey, Primeape, ecco come cazzo si scrive. Growlithe, vabbè. Poi comunque col tempo li dimentichi tutti per come si scrivono i nomi, eh. Poi c'è Bellsprout, Whirlpinbell, Vicrebel, mi sono dimenticato di questi. Geodude, Graveler, Golem, come ho fatto a dimenticarmeli? Ponyta, Rapidash, Farfetch, Shellder, Cloyster, Onix, Drowsy, Hypno, Krabby, Kingler, Voltorb, Electrode, Exeggutor.
Madonna, qui c'è proprio la stracombo. Poi c'è Hitmonchan, Liquid. Ecco, Liquidung l'avevo ricordato, però non mi ricordavo come si scrivesse. Raiornaidon, Kangaskhan, Orsi, Sidra. Beh, comunque me ne sono dimenticati un paio. Ecco, un altro fossile che mi sono dimenticato è Aerodactyl. Ho scritto tutti gli altri, non ho scritto Aerodactyl. Sono un cretino proprio. Va bene, comunque abbiamo fatto 102 su 151. Credo sia stato un risultato più che buono. Mancavano veramente pochissimi Pokémon al raggiungimento del traguardo. E non so se prima o poi riuscirò a vincere una challenge di questo tipo. Quindi per favore, vi chiedo per favore, lasciate un pollicione all'insù per questo video. Raggiungiamo i 250 mi piace e provvederò a portarvi la challenge di seconda generazione. Quindi a Yoto, vedremo un pochino cosa caspita combinerò. E ovviamente commentate anche qui sotto facendo lo stesso quiz. Quindi scrivetemi il vostro risultato perché sono veramente tanto tanto curioso. Quindi ovviamente non giudicate male, ho fatto 102 su 151. Vorrei vedere voi, perché nella challenge precedente avete detto vabbè sì, comunque dai, era facile, provateci. Quindi ragazzi, io vi rinnovo il mi piace a questo video se vi è piaciuto e di commentare. Quindi The Pokédark 97 vi saluta e ci si becca su un prossimo video challenge. Ciao a tutti!